sempre Radio Gamma 5, sempre la trasmissione Magia, Astronomia, Paganesimo, e proseguiamo con tematiche appunto che hanno attinenza, beh, tutte hanno tematiche che hanno attinenza col paganesimo, col politeismo, diciamo che entriamo nella conduzione classica della trasmissione. Io vi ricordo che i numeri telefonici sono aperti, che sono 049 700 700 e 049 700 838. Allora, noi diciamo molte volte nella nostra trasmissione, anche con Claudio, che tutte le scoperte scientifiche che avvengono, sì, pronto? Francesco, ciao, ciao, sono Marco. Ciao Marco. A proposito, domenica che ho visto per la prima volta il vostro stendardo con la con l'immagine della Dea Ritia, no? Sì. E mi spieghi perché ha le braccia aperte? Siccome mi ha colpito sto fatto, perché da lontano, siccome sto diventando un po' mesorbo, no? E vedo un po' sfocato, da lontano quando sono arrivato e ti ho visto a mezzogiorno lì e poi ho visto la sfilata, ma la prima volta che ho visto lo stendardo è stato lì al mezzogiorno e mi dava quasi l'impressione di una, adesso mi metterai sul rogo, di una croce da lontano. Siccome non vedevo bene, no? Penso non sei poco. La tua è una vista un po' deformata, è un po' condizionata, comunque dai. Sì, sì. Ho due problemi, ho la vista deformata e condizionata, hai detto bene. Però il fatto che ha le braccia aperte, cosa significa? Beh, le braccia aperte sono simbolo di accoglienza, cioè significa proprio che d'altronde Reitia è una dea che accoglie, cioè nel senso che è una dea della comunità. Di conseguenza, diverso, di fronte agli altri non si dimostra armata offensiva, ma accoglie, cioè nel senso, tra l'altro, aprendo le braccia dà anche la raffigurazione del mondo aperto, dà la raffigurazione della possibilità dell'espansione, non attrae la mente aperta, sì, non attrae l'attenzione su sé, ma indica con le mani che esiste un mondo anche esterno, ma soprattutto cioè, esiste anche la possibilità di abbracciare, nel senso che le viene definita anche orante come divinità, proprio perché questo è un richiamo, non chiude le mani, cioè ad esempio non mette le mani giunte come fanno i cristiani, ma apre le mani e dimostra proprio la possibilità che non porta nessuna arma, cioè nel senso che non nasconde nulla, che non è una divinità che si protegge, che si difende, non è, quando uno ad esempio giunge le mani come fanno i cristiani, tende ad abbassare automaticamente lo sguardo. Se tu apri le mani, osservi il mondo, ed è proprio questo richiamo verso l'esterno. Certo, poi il discorso del che sia aperta proprio dà anche la possibilità di ricordare che esiste anche un'espansione della superficie, cioè le divinità, tutte le divinità pagane sono divinità che devono proiettare verso il mondo, cioè che devono ricordare che esiste un collegamento, che devi stare attento, e le mani aperte sono anche per indicare che esistono dei lati da osservare. Perciò non ha un'unica valenza, ma ha molte valenze, nel senso che dal punto di vista simbolico è una divinità che proprio dà indicazione, difatti è la dea del guado, è la dea del porto, è la dea che accoglie, per questo ha le braccia aperte. Sì. Dove lo tenete poi, quando non lo adoperate nelle cerimonie così, dove lo mettete quello stendardo? Sei curioso? Perché questa domanda? Così, non so, mi è venuta spontanea. Ma perché? Non lo so, cioè, no, siccome penso sarà una, per voi un'immagine, un simbolo, qualcosa sacro probabilmente, no? E poi dove lo riponete quando non lo... È un segreto. Ah, non si può sapere. È un segreto. È venuta così, sai, non... Sì, sì, no, tranquillo, è un segreto. Va bene. Sai, c'è un libro in giro scritto da un folle, da un certo Beppe Bisetto, che dice che noi abbiamo un tempio segreto in cui ci troviamo a fare i riti, e per farlo contento diciamo che noi lo teniamo in questo tempio segreto. No, allora ritiro la domanda. Tranquillo, viene custodito con cura e viene custodito giusto come deve essere custodito, non ti preoccupare. Sì, sì. Comunque guarda, la giornata è stata bella perché tanta gente, eccetera. Mi è spiaciuto tantissimo per la pioggia, perché
siamo dovuti scappare, insomma, non si poteva guarda, fuori con la pioggia. Noi siamo rimasti, siamo stati gli ultimi, cioè a parte l'organizzazione che bravi, sono delle brave persone, perché sono rimasti là per smontare i palchi, a smontare la struttura, noi come diciamo, come pagani siamo stati gli ultimi ad andarci perché ci eravamo attrezzati anche per la pioggia. Certo. E siamo rimasti là proprio finché è stato proprio chiaro che non si andava più avanti, però noi siamo rimasti là ad esempio ancora parecchio tempo proprio a parlare perché eravamo anche attrezzati per affrontare la cosa, insomma. Abbiamo messo la rettia al sicuro dalla pioggia perché essendo dipinta a mano, cioè non è una stampa industriale, l'abbiamo protetta e messa al sicuro e noi siamo rimasti lì ad aspettare che il tempo migliorasse, che poi effettivamente poi è migliorato, però purtroppo ormai la possibilità dei concerti era partita, insomma. Come ti è sembrata tutta la nostra presenza alla festa? Beh, guarda, io passando da un piccolo stand all'altro, vedendo gli uomini che intrecciavano i cesti, eccetera, quasi mi sono commosso perché mi ricordavo da bambino quelle scene, le vedevo proprio, le ho vissute perché sono nato in una casa di contadini, con tanti, eravamo tanti bambini, c'erano tante mamme, tanti papà, c'erano i nonni, mi ha riportato un po' quel tempo. Poi grande il nostro Neno dei Tabari, e la Crelia, la musetta che mangiava il fieno dalle balle di paglia, insomma, per me è stata una cosa un po' tra virgolette commovente, perché tutte quelle iniziative mi creavano proprio, andavo indietro col tempo e con la memoria, e quindi insomma non è che tutti i giorni riesci a fare un salto così, poi vedendo anche se il resto poi è giusto, è una cosa culturale molto tra virgolette più vasta di quello che pensiamo, perché ma hai notato il silenzio della stampa e delle televisioni, vero? Sì, beh, ecco, quello è un'altra schifezza, un'altra cosa che fa male, è un'altra anche dimostrazione di quanto poco preparati sono i nostri tra virgolette giornalisti. No, ma anche i giornalisti ce n'erano, perché ti dico, c'è un paio, ci ho anche parlato. Oppure, sai, devono poi passare attraverso i direttori che stampano poi il giornale, e lì devono magari probabilmente obbedire e seguire una linea. Ma credo che però insomma nell'animo della gente faccia sempre piacere così avere un punto di riferimento, una giornata all'anno, con spero che continui sta festa. Sì, ma infatti anch'io spero che continui, proprio perché è meritevole. Già il fatto stesso che giornali e televisioni abbiano silenziato l'evento, oppure, cioè tu hai visto, cioè tu stesso sei stato testimone di quante persone c'erano, che partecipazione c'è stata, insomma, cioè nel senso ma penso che Francesco, se non fosse intervenuta la pioggia, sarebbe cresciuto anche il numero delle persone, perché probabilmente la gente magari un po' nei loro programmi, qualcuno era stato via, poi magari tornava. La pioggia naturalmente ha chiuso un po' tutto, ha chiuso la festa in, tra virgolette, in un brutto modo. Sarebbe stato secondo me un crescendo, ecco, di anche tu hai visto che è una festa culturale, cioè proprio della cultura veneta, cioè nel senso che proprio si ricorda le nostre origini. Non c'è stato di politico, non c'è stato assolutamente niente. Come visto anche sul palco, nessun politico ha parlato, hanno parlato solo gli organizzatori, e si è fatta solo cultura. Eppure un evento in cui partecipano 20.000 persone, stanno gli organizzatori, 15.000 stanno i giornali, è un evento che per i mass media non esiste. Il fatto secondo me più importante, Francesco, è questo, è che nonostante quelle tradizioni in certo senso siano state abbandonate, perché i sistemi di vita che abbiamo oggi moderni insomma non prevedono più insomma l'utilizzo di certe tecniche, di certi sistemi, di certe tradizioni, però io ho capito che loro hanno ancora una loro saggezza, hanno una loro vitalità. Basta solo avvicinarsi, riscoprire, stare un po' là, è proprio la festa dello stare insieme, quel modo insomma di stare vicino a quella. È una festa comunitaria. Ecco, riscoprire queste radici, anche se io nella mia mentalità non le vedo certo come un modo per disorganizzare la realtà sociale o la nostra realtà, ma per un legarsi anche assieme. Cioè, per esempio, a me piacerebbe anche vedere, non so, uno stand da una parte dove vedo anche magari la tradizione del mondo musulmano, la tradizione del mondo ebraico, la tradizione, non so, dei cimbri, la tradizione dei lombardi, cioè che si aprisse questa festa, capito? Cioè, ma guarda che la chiesa, cioè, guarda, io non posso parlare per Raise Venete, però conoscendo bene Raise Venete
e Patrick e Davide, che sono gli organizzatori, loro non hanno mai chiuso a nessuno, cioè ma anche perché ti dico, io ho parlato con tantissime persone, guarda che c'era gente anche di altre regioni che è venuta a vedere la festa, perché io ho parlato con gente che è venuta da Bologna, con gente che è venuta da Milano a vedere la festa, dal Friuli, cioè proprio di conseguenza. Perché ogni popolo viene dalle sue origini, dalle sue tradizioni, dalla sua cultura. Sì, ma se... e nessuno insomma è chiesto di rinnegare le proprie origini. Ma vedi, molte persone si vergognano del loro passato, delle loro origini, e invece per me è importante ricordare che ci sono delle origini che sono antichissime, cioè il fatto che noi che ricordiamo, ad esempio, anche il fatto che noi ricordiamo Reitia, quando mai, che è una divinità importantissima, che se tu fai degli studi anche archeologici dicono è una divinità caratteristica perché insegna a scrivere e nei suoi tempi si insegna proprio l'arte dello scrivere. Eppure è una divinità che non è presente in nessun testo, non sono presenti neanche le divinità maggiori, perché se tu vai nelle scuole forse Giove viene citato, poi basta. Sì, sì. Cioè ti dico, sono più presenti i vari santi, tipo il Sant'Antonio che ha ucciso milioni di persone, che ha dato il suo contributo allo sterminio degli albigesi e dei catari, è ricordato. Ma quello che ha a che fare, ad esempio, con l'identità del territorio in cui viviamo viene completamente omesso, sì, insomma. Beh, oddio, Francesco, se questo fa parte delle nostre antiche tradizioni, forse le più passate nel tempo, eccetera, anche queste non si devono negare. Io mi ricordo, per esempio, non tanti anni fa, quando ero piccolo, come in un certo senso si vivevano ancora certi riti nelle campagne, sì. Riti, tra virgolette, che io definirei pagani, nel senso che... Sì. Spesse volte la Chiesa li condannava, si voleva assolutamente far tramontare quelle usanze, eccetera, anche se però la gente si è dimostrata tenace e dura e li ha conservati, li ha un po' modificati, e forse là è la bellezza della cosa, vedere proprio come nel tempo purtroppo tutto cambia e agli anni che siamo arrivati adesso. Io parlavo anche delle anguane, ma esempio le anguane sono sopravvissute delle feste delle anguane fino agli anni 50, addirittura, quando, cioè ci sono documentazioni che fino agli anni 50 si faceva ancora la festa dedicata alle anguane. Sì, sì. Eppure, siccome dava fastidio, anche le anguane sono sparite dal folklore, dal ricordo. Sì, sì. Ma la forza forse di quei riti e di quelle culture stava proprio nel fatto che la gente e le varie generazioni le tramandava con una certa forza, cioè non era facile che la gente si staccasse, sì, e rinnegasse quelle loro insomma antiche origini, quei loro insomma riti, tra virgolette, e la credenza in tante cose, in tanti riti, in tanti modi di anche di fare i riti, eccetera, si è poi secondo me mescolata con la credenza cristiana, con la fede cristiana. Sì, beh, sai, il famoso del Sant'Antonio Abate, quello quel porcello, lui appunto, cioè, quello anche di... ultimamente è uscito appunto un libro fatto dai cattolici, si chiama Le bugie della Chiesa, e dice Sant'Antonio Abate non c'entra niente con il porcello, col maiale. Mm. In realtà quello era Reitia, era una divinità che proteggeva gli animali, e di conseguenza, siccome non si poteva cancellare le divinità che proteggevano gli animali o che proteggevano gli animali selvaggi tipo la Diana, si è inventato un Sant'Antonio Abate che andava sempre in compagnia col porcello. Infatti, se tu ti ricordi, nelle stalle era sempre presente il santino di Sant'Antonio Abate con il fianco il maiale, ed era considerato il protettore, ad esempio, degli animali. In realtà adesso loro l'hanno messo, sì, l'abbiamo fatto perché non riuscivamo a scardinare il culto di divinità che proteggevano gli animali, e ci siamo inventati un santo che faceva la stessa funzione, insomma. Certo. Va bene, dai. Bene. Ti ringrazio. Ciao, ciao Marco. Ciao Marco. Sì, io ricordo i numeri telefonici, sono 049 700 700 e 049 700 838 per chi vuole intervenire. Allora, anche l'ascoltatore ci ha dato la possibilità di affrontare una tematica. Noi come pagani diciamo che la scienza conferma quello che noi paghiamo, quello che noi pagani sosteniamo da sempre, conosciamo da sempre. Prendo un articolo del Corriere della Sera che dice: le emozioni aiutano il cervello a ragionare meglio. Un esperimento fatto in un ospedale di Milano ha sottoposto un gruppo di uomini e donne a un controllo delle attività cerebrali e visto che le emozioni danno questo contributo a migliorare. Dice: fotografata la mente, risultati migliori quando si attiva l'emisfero destro, quello della socialità. Noi non avevamo la necessità di una scoperta scientifica, perché noi sappiamo che le emozioni, soprattutto se sono emozioni positive, danno sempre un grande contributo all'animo delle persone. Sì, pronto? Benissimo, questo è un ascoltatore che non riesce neanche a parlare e a comunicare, non sappiamo cosa abbia da dire, va benissimo, può anche richiamare. Allora,
Di conseguenza, cosa significa? Significa che proprio avere delle emozioni positive, perché certo le emozioni o le violenze o le sofferenze non lo sono, danno la possibilità a ogni singolo individuo, a ogni persona, di avere una capacità di ragionare meglio. Di conseguenza, il non oberare la mente, il pensiero, di pensieri tristi, di peccati come fanno i monoteisti, permette alle persone di affrontare meglio l'esistenza, di affrontare meglio la loro vita e di conseguenza gli permette anche di sviluppare la loro capacità di vivere all'interno della società e di meglio organizzare la loro esistenza. Ma all'interno sempre di questa scoperta ne abbiamo sempre un'altra scoperta che chi ha a che fare con le mitologie, con le conoscenze, anche con le metodi di cura alternativi, comprende benissimo. Dice, il dolore è come te lo aspetti. E questa scoperta, questa ennesima scoperta che i fisici fanno, che i medici fanno, dice che la sofferenza è anche condizionata dal fatto di avere una mente predisposta o che esagera la sofferenza. Dice l'articolo della Repubblica, la sofferenza del corpo non è solo frutto di stimoli fisici dolorosi, ma anche un prodotto della mente, quindi più ci si aspettiamo di sentirla, più l'avvertiamo intensamente. E questa è stata fatta appunto in un dipartimento di neurobiologia di alcune università americane. E come vedete, anche l'affrontare con animo diverso. Sì, pronto? Sì, buonasera. Sì. Sto ascoltando non da tanto su trasmissione con un sì. Con chi parlo? Con Francesco. Francesco, sì. Mi sembra. Sì. E lei ha una cultura come il paganesimo? Dimmi cosa volevi sapere. No, io volevo sapere queste religioni, come so? Io sono cristiana. E lei ha parlato anche che i cristiani hanno bugie in tasca. Sono la menzogna codificata al cristianesimo, sì, la menzogna. Sì, è vero, tante bugie. È un'unica grande bugia. Dalla prima all'ultima parola ogni monoteismo è bugia, è menzogna. Dal fatto stesso di affermare che esiste un Dio creatore che è alla base della loro religione. E lei che ha, mi sembra che ha detto che è la dea. No, io ho molte divinità. All'inizio, molte divinità. Io sono politeista, di conseguenza ho molte divinità, maschili, femminili, animali. Tutto il genere. Sì. E secondo lei, dopo la morte, cosa vede lei? La sua religione cosa vede? Dopo la morte, scusa, cosa ti interessa cosa c'è dopo la morte? Mi interessa sapere che siccome che la nostra religione, che anche io ho trovato molto, molte bugie, Io penso, con tutto quello che ho pregato tantissimo, e la mia conclusione è questa, che la vita continua tramite i figli, tramite i valori. Sì, questa è una possibilità della vita di continuare, questo per esiste. Me è questo, non c'è uno che risuscita nei figli. Uno continua nei figli, la vita continua anche in molte altre cose. Come le piante, per esempio, continuano le piante si tagliano, però i semi rinascono. Sì. E noi siamo semi, siamo come le semi. Allora vedi che il problema non è cosa c'è dopo la morte, ma quello che avviene nella vita, perché a te interessa che continui la vita, non che continui la morte. Se tu dici io continuo con la vita dei figli, col fatto che ci sono persone che discendono da me, significa che alla morte è un problema secondario, l'importante è come si vive. Continuare. Sì, è come si vive, cioè come vivi, come continui a vivere. Ma vedi signore... Dammi pure del tuo e chiami pure Francesco, senza problemi. No, ma vado a parlare così. Ma va bene. Ma guardi, allora col mondo che andiamo avanti adesso, che mi sembra sempre peggio... Sì. Come si può ritornare, come lei dice? Beh, allora, esistono due cose. L'importante è se dici che il mondo va peggio e non essere noi che stiamo nel peggio o nel dare il nostro contributo al peggio. Significa che noi dobbiamo essere diversi da quelli che fanno il peggio. Se noi facciamo questo, facciamo il nostro compito, realizziamo un qualcosa e se gli altri poi vogliono fare il peggio, va bene, facciamo in modo che non ci possano danneggiare. Se gli altri lo vogliono codificare, facciamo in maniera tale che la nostra testimonianza, la nostra vita dimostri che esiste un modo diverso di vivere. Ma come si fa a farsi ascoltare?
Ma mica devi convincere gli altri, cioè nel ma senso... Ma non convincere, ma anche ti guardano, ridono, se tu sei o che guardi anche ad aiutare la gente, oppure tante altre cose. Ma il problema non è aiutare gli altri, il problema è essere... Aiutare, insomma, di no... Ha capito, aiutare, non aiutare psicologicamente, magari quando si parla si guarda... Ma non puoi nominare... Guarda, una persona che ha bisogno di aiuto te lo fa capire, cioè nel senso che noi non dobbiamo avere la presunzione che dobbiamo sempre distribuire del bene o distribuire no, un aiuto. Logico, perché siamo noi possiamo aiutare solo le persone che vogliono essere aiutate. Di conseguenza puoi aiutare una persona quando questa persona ti invia dei segnali. Prima di tutto noi dovremmo essere attenti verso il mondo, verso la realtà e verso le persone, perché logicamente una persona noi potremmo essere di sostegno, ma se il suo animo è piegato, è spezzato, sicuramente non avrà la possibilità di uscirne. Perciò, e poi la nostra vita non è fatta da quella di aiutare gli altri, la nostra vita è fatta da quella di realizzare noi stessi. Se poi abbiamo la fortuna, l'occasione, la possibilità di aiutarli, bene, facciamolo, però non dobbiamo porci nell'animo del servire gli altri, ma noi dobbiamo fare la nostra esistenza senza avere obblighi, senza sentirsi in dovere di fare qualcosa per gli altri. Facciamo qualcosa per noi stessi. Se noi facciamo molto per noi stessi, è come facessimo moltissimo per gli altri, perché se noi viviamo felici, se noi viviamo assecondati, soddisfatti, sicuramente la nostra vita sarà ben diversa e verso gli altri potremo essere migliori. Guardi, signore, ma siamo due categorie, per esempio c'è il grande signore che Cristo sta sempre bene e degli altri non ne frega niente e va sempre avanti con le sue idee. E il povero, cosa fa il povero allora? Vabbè, il povero questo, perché lei si parla, però il povero che proprio ha bisogno allora se tu sei cosciente che qualcuno vive in povertà e purtroppo esistono persone che vivono in povertà anche. Allora non risolvi certamente niente se tu aiuti un singolo povero, perché la povertà ci sarà sempre. Se tu la povertà la vedi e purtroppo la povertà c'è, devi fare in modo di cercare di cancellare, di eliminare o di impedire che la povertà prosegua. Perciò non è il problema di aiutare un singolo povero, ma è di modificare completamente la società affinché non ci sia più povertà. Questo è un lavoro più grande che certe volte ti dice: io concentrerò la mia energia non nell'aiutare il singolo povero, ma per impedire che i meccanismi di povertà si ripetino e proseguino. Perciò è un lavoro impegnativo. Uno fa questo che è più importante. Cioè, se tu... un povero lo aiuti adesso, ci saranno altri 1000 poveri che non potrai aiutare. Quando tu pensa così? Sì, anch'io immagino questo, però... Allora, dai, se tu vuoi, se a te piace, se a te interessa, puoi benissimo indirizzare le tue energie nel cercare di rimuovere, di spostare gli elementi che portano alla povertà. È un lavoro titanico, però lo fai. Cioè... Sai, io non posso, perché ci vuole le persone... più grandi. No, ognuno può fare le cose, non esistono persone che sono migliori di noi, noi facciamo quello che noi dobbiamo fare, quello che sentiamo giusto, e questo è essenziale. Ma io vedo una disperazione, proprio rimango tanto tanto male questa gente, perché guarda che quelle persone alte non sentono niente per le piccole, anzi le immagino di più, e questo è quello che... Ma vedi, noi non dobbiamo preoccuparci che esiste gente cattiva o gente malvagia, noi dobbiamo preoccuparci di non essere cattivi e malvagi noi stessi, noi. E soprattutto se a noi la cattiveria e la malvagità non piace, dobbiamo fare in maniera di creare una società, una cultura, un pensiero in cui non ci sia la cattiveria e la malvagità. Cerchiamo di cambiare noi stessi, la nostra esistenza, e agiamo, combattiamo per il bene, per il vero, per il giusto. Bene, lei l'ammiro, ma speriamo che anche noi insomma arriviamo a questi... Sì, ma non mi devi ammirare, l'importante è che tu faccia le cose che senti, cioè l'importante è che la tua sensibilità ci sia, che la tua attenzione per la realtà, per quello che ti attorno sia sempre aperta, e se vedi un qualcosa che non ti piace, dai il tuo contributo, cioè un piccolo atto di coerenza, non dire... non conta niente, non ha significato, non ha importanza, no, anche un piccolo atto ti permette di cambiare le cose. Sì, questo sì, lei ha ragione su queste cose. E la ringrazio. Niente, figurati. Sull'ascolto. Grazie, ciao. Buonanotte. Ciao. Sì, appunto l'importante è sempre questo, cioè se esistono condizioni, ambienti, significati in cui esistono problemi, noi dobbiamo avere la capacità di dire di non permettere che queste cose continuino, perciò dobbiamo lavorare proprio su
le realtà, sugli schemi, sui meccanismi che portano a questo, altrimenti il nostro sforzo sarà vano e lasceremo agli altri questo lavoro. Sì, pronto? Pronto, Francesco? Sì, ciao. Sono Giustino. Ciao. Ho appena sentito, Oggi non ho la libertà vigilata, oggi ho la tutta la giornata piena. Bene. Sono d'accordo di quel che te... di quel che lei, signore, posso darti del tuo? No, dammi del tuo, chiamami Francesco. Sono d'accordo, non bisogna preoccuparsi di tante cose. Sì. Basta essere noi stessi, di essere onesti, sinceri e non falsi profeti, dico bene Francesco? Sì, ma soprattutto fare le cose che noi... Soprattutto quello che noi sentiamo giusto, che vediamo ingiusto, saperlo e distinguere. Dire il giusto... E esprimere il giusto, ma non essere falsi profeti, perché se si guardiamo intorno, Francesco... Ma più che altro non essere profeti, ma essere se stessi. Se stessi. E essere soprattutto onesti. Sì. Francesco, ho ascoltato, mi trema il cuore, sono imbarazzato. Figura per una roba del genere. Niente, sono d'accordo. Bene. Oggi non ho la... come si dice... la libertà vigilata, ma ho la giornata, forse sarà la mia giornata di ferie. Francesco, vai così che vai bene. Grazie. Quando posso, bene. Come posso e quando e come, vai Mosca, io rispondo, però ascolto sempre con rispetto, dignità e simpatia. Bene, grazie. Francesco, hai il nome di mio marito, è il mio moroso, sì. Voglio il divorzio. Ciao, 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 ciao. Ciao. Grazie all'ascoltatrice. Bene, allora ricordo sempre i numeri telefonici 049 700 700 e 049 700 838, appunto, per chi vuole intervenire. Sì, pronto? Ciao Francesco, mi chiamo Claudio. Ciao. Volevo chiederti una cosa. Aspetta che dico di... Mi senti per telefono? Sì, ti sento. Ok, adesso ti sento anch'io. Una domanda, dunque, paganesimo, giusto? Si può dire così. Allora, considerate più di un dio? Sì. Dicevi anche il fuoco, no? Mi sembra. Qualsiasi cosa che esiste è una divinità. Ok. No, questa è la domanda. Allora, l'insieme di tutte queste divinità? Sì. Date, diciamo, tra virgolette, un nome anche a questo? Come l'insieme? Esiste un pantheon, esiste una comunità, esiste un paese, esiste un villaggio. Sì. Un villaggio ha le sue vie, ha le sue case, ha le sue abitazioni, ha le sue finestre. Sì, beh, esiste un qualcosa che le raggruppa, esatto, può essere il Monte Olimpo, può essere il Pantheon nel senso fisico del termine o la definizione del Pantheon che dice che racchiude le divinità. Quindi diciamo l'insieme di tutto che possiamo definire, non so, la Terra, comunque l'insieme di forze. Quindi il Pantheon, la Terra è un'altra divinità che vive con altre divinità. Tutto separato, tra virgolette separato, nel senso che ognuno è a sé, però... No, ognuno interagisce con le altre. Ok, quindi c'è anche nella visione pagana un tutto, diciamo, no? Ma un tutto cosa significa un tutto? Noi c'è... nel senso che, non so, come il corpo umano, cioè ogni parte ha la sua funzione, però è funzionale a un tutto. Capito? Ma vedi, un corpo umano è già... Allora, il corpo umano è già una cosa, ma è fatto da molte cose, che molte volte hanno delle volontà ben diverse. Sì, però portate a uno scopo unico, credo, no? No, assolutamente no. Perché ad esempio tu puoi provare un desiderio e la tua coscienza dice che questo desiderio non ti piace, la tua cultura, perciò sono già due realtà che sono all'interno del tuo stesso corpo che si manifestano con volontà contrarie. Nel senso, parlando in senso fisico, ogni organo... Ti faccio un esempio molto semplice. Il tuo occhio può vedere ad esempio una rivista pornografica su una ridicola. Ti viene voglia ad esempio di comprarla, però la tua cultura ti dice di non comprarla perché ti vergogni. Eppure sono due atteggiamenti contrari che convivono nella stessa persona e nello stesso momento. Sì. Perciò questo tutto cosa significa? È soltanto la materia è la base di tutto, ma la materia non avendo coscienza fornisce il materiale. L'importante sono le volontà che sono dentro questa materia, ma queste sono volontà indipendenti e separate. Anche a te potrebbe piacerti l'acqua, però non puoi fare il pesce perché devi respirare. Però l'acqua ti piace moltissimo, faresti il pesce, però non puoi farlo perché il tuo fisico, eppure il tuo desiderio non può essere appagato dalla tua condizione fisica.
Quindi ogni, diciamo che la visione appunto pagana è ogni divinità è sì, separata insomma dalle altre. Sì, no, ma ogni divinità è un insieme di divinità, perché tanto per dire, Zeus è una divinità potentissima, la mettono a capo di un pantheon, però quando ad esempio si innamora di una donna non può usare la sua potenza, ma deve trasformarsi, si può trasformare in un cigno, in una pioggia d'oro, in un toro, eppure lui è il dio, è il vertice del pantheon, potrebbe tutto, eppure lui, sapendo che ha a che fare con un'altra volontà, cosa fa? Lui stesso si trasforma, diventa toro, diventa pioggia d'oro, diventa cigno, quando potrebbe usare la sua potenza? No, perché si rende conto che ha a che fare con un'altra divinità e deve trovare l'intesa con questa divinità. Di conseguenza Zeus diventa un cigno, perché questo cigno gli permette di avere una forma che lo rende piacevole. Più umile. E, no, più umile, che lo rende piacevole alla persona che desidera. Anche lui, come vedi, è una divinità che in realtà conserva molte altre divinità, molti comportamenti, molte trasformazioni. Perciò non è un unico, è un qualcosa che in quel momento è assieme. D'altronde, sai, noi abbiamo dei sensi e questi sensi hanno una loro dimensione, una loro capacità, eppure interagiscono con altre realtà. Perciò, cioè, il tutto, vabbè, è la base, ma non avendo volontà, non avendo coscienza, che problema si pone? È il materiale inerte che viene trasformato in molte cose. L'importante è la volontà che è presente. Mm-hmm. Ma questo Zeus, no? Che dici che è l'ente, la divinità più forte, quindi introduci un discorso che c'è anche un po' di gerarchia, anche comunque. Apollo è un dio forte, violento, potente, astuto, eppure quando va a inseguire la ninfa Daphne, lei vuole sfuggire a quello che Apollo gli ha programmato per lei e si trasforma in qualcos'altro e sfugge ad Apollo. La stessa cosa, ad esempio, Pan significa tutto, insegue la ninfa Siringa, non accetta il programma che ha per lei da parte di Pan e diventa una canna. E Pan, invece di abbracciare quello che desidera, si ritrova un gruppo di canne nel suo braccio. Perciò, come vedi, anche le divinità, pur essendo potenti, avendo potere e possibilità, non possono tutto di fronte ad altre volontà che sono coscienti. Convivono una stessa. Sì, devono sempre interagire, cioè nel senso che non esiste una divinità assoluta che può fare tutto quello che vuole, ma che è sempre legata ed è sempre conscia che esistono altre divinità. E d'altronde il nostro stesso corpo dice questo. Perché ad esempio, cioè, prendi ad esempio gli asceti cristiani che fanno il digiuno, però non possono digiunare per sempre perché lo stomaco sicuramente alla fine si lamenta e alla fine li porterebbe una morte per fame. Perciò, come vedi, pur essendo un tutto chiamato persona, in realtà la persona non è potente su qualsiasi cosa, perché se tu non mangi, tu potresti fare una scelta culturale di digiunare, in realtà alla fine ti porteresti alla morte, la tua cancellazione. Potresti anche non respirare, eppure i tuoi polmoni a un certo punto richiedono aria. Il tuo cervello chiederebbe l'impulso ai polmoni di respirare. Eppure tu sei una persona, tu sei uno. In realtà no, non sei neanche uno, perché ci sono molte cose che hanno una loro volontà. Perché il tuo cuore ha una sua volontà, una sua dinamica. Le persone che muoiono di infarto avevano voglia di vivere, ma in realtà il loro cuore cessa. E come vedi, la loro volontà, per quanto può di vivere, non ce la fa con un organo che non funziona più. Perciò, cioè, stiamo attenti a parlare di questo tutto, di questo uno. Sì, infatti volevo capire un attimo la visione sulla pagana su questo. Sì. Ma quando parli di tutti questi dei, Apollo, Zeus, sono cose... Adesso cerco di capire perché sono un po' ignorante in materia, nel senso, sono cose che ci sono nell'aria o fanno parte dell'essere umano? Esistono, allora, le divinità di cui io parlo esistono veramente e ci sono veramente. Non sono fantasie, non sono mie illusioni, non sono mie... cercare di spiegarmi. Sì. Cioè, esistono veramente e ci sono fisicamente attorno a noi. Come noi esistiamo, esiste Pan, esiste Giove, esiste Apollo. Esistono le ninfe. In un altro, nel senso, in un mondo non visibile, diciamo. Esistono qui, no, ci sono attorno a te. Mentre che se tu non te ne accorgi, loro si manifestano in qualche altra maniera, cioè si fanno presenti
con qualche astuzia, con qualche furbizia, ma anche se tu fai finta di non vederle, loro ti vedono, perciò sanno benissimo che se tu cerchi di sfuggire a loro, però loro cercheranno sempre di richiamare in qualche modo la tua attenzione. Mm-hmm. Ho capito. Perché devono vivere con te e vogliono vivere con te e sanno che devono vivere con te. Tu le puoi anche trascurare, ma loro faranno di tutto affinché tu non ti dimentichi di loro. Sempre presenti? Sì, sono sempre presenti in ogni momento, ce ne sono migliaia attorno a noi, ci sono amiche, e l'importante è che noi siamo consci e le sappiamo vedere, percepire, intuire. Sono una specie di forze, insomma, che esistono in natura e tutto. Possono essere forze, ma sono anche qualcosa di concreto, hanno un corpo, hanno un corpo, hanno un desiderio, amano il loro corpo, cioè amano il nostro corpo perché dà sensazioni, perché anche loro amano come noi le sensazioni, dato che il nostro corpo con tutti quanti i sensi è collegato a questo della sensazione. Esiste anche un dio della musica? Vabbè, Apollo è uno dei dio della musica, ma esiste anche chi lo sfida, come il satiro Marsia, che sfida Apollo, ma esistono anche Pan, è un dio della musica, cioè ci sono infinite melodie, infinite musiche, non esiste un unico dio. Va bene, dai. Bene. Ti ringrazio. Ciao. Di fronte, appunto, è sempre da pensare che è meglio evitare il concetto di uno. Sì, pronto? Pronto? Sì. Ciao Francesco, ciao. Ciao. Come stai, tu bene? Bene, sì. Appena arrivava a Bassano, prendendo i tuoi libri, sei arrivato, non so se sei, di Michel Onfray, Trattato di Ateologia. Di? Ateologia. Sì, ne ho sentito parlare. Bibbia nel Corano, 200.000 copie vendute in Francia, appena arrivata stamattina. Sì, beh, sai che si può essere però atei soltanto all'interno della visione cristiana, cioè nel senso all'interno del monoteismo si può essere atei, l'ateismo è un compagno di strada del monoteismo. Sì, comunque è abbastanza... Aspetta, adesso ti dico... Dio non è affatto morto, non è... Vabbè, il Dio dei cristiani è morto e sepolto. No. I tre principali monoteismi, animati dalla stessa pulsione di morte, condividono i identici disprezzi, l'odio per la ragione, l'intelligenza e l'odio per la libertà, l'odio di tutti i libri in nome di uno solo, l'odio della vita, l'odio della sessualità delle donne, del piacere, l'odio del femminile, l'odio del corpo, dei desideri, delle pulsioni, e al loro posto l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam difendono, due punti, la fede e la credenza, l'obbedienza e la sottomissione, il gusto della morte e la passione per l'aldilà, l'angelo asessuato e la castità, la verginità, la fedeltà e la monogamia, la sposa e la madre, l'anima e lo spirito, vale a dire la crocifissione della vita e la celebrazione del nulla. Dopo va avanti qua perché c'è una strisciolina che è qui a sede, che mette 200.000 copie. Sì. Dopo un nuovo breviario irreligioso, un ritratto al vetriolo degli orrori teologici, una lettura rinfrescante per i liberi pensatori insoddisfatti del comunismo imperante. Questo libro provoca, qua vede, un po' al lettore la gioia di avere nuove frecce al proprio arco e mescola citazioni erudite senza mai di sfiorare la pedanteria. In ogni sua pagina soffia un vento di insubordinazione radicale, l'umanità, qua è scritto. Dopo l'IR, dopo dire il libro, la rivista L'IR dice: un genio dell'ateismo, questo libro sarà un balsamo per chi crede che la religione sia una debolezza e che esiste un'unica trinità, l'uomo, la materia e la ragione. Decostruire i monoteismi, smontare le teocrazie, nozioni chiave di Michel Onfray per guarire la nevrosi, tra virgolette, infantile dell'umanità, liberation. Ecco, questa qua è la presentazione.
Cioè, come sempre, comunque. Ma stamattina non seguo neanche perché sono da solo, perché avevo torre. No, ma ne aveva parlato di questo trattato questa mattina Claudio sì, Nalesso, non so se l'avevi sentito. Sì, ma dovevo prendere la biografia di Thomas Mann, che a me piace, no? Sì. E guarda caso, ho visto appunto, è arrivato stamattina e era lì. E... No, ma io so che questa mattina, sentendo la segna stampa che ha fatto Claudio, so che ha letto un articoletto proprio anche su questo libro, non sapevo che fosse già uscito in Italia, però come vedi anche questo qua se la deve prendere con i monoteismi, perché i monoteismi sono i più pericolosi per la vita. Esatto, il monoteismo, sì, esatto, contro il monoteismo, cioè logico e che l'ateismo, il problema. L'ateismo è un ismo anche quello, cioè è... diciamo, non è un paganesimo, capisci? Sì, 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 ma d'altronde... D'altronde però è una cosa positiva, è un libro così... Sì, 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 no, ma difatti anche soprattutto quando si tratta di demolire il monoteismo è la cosa più importante. Sì, 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 esatto, infatti è stata una bella presentazione. Sì. Poi è uscito, non so se Claudio ha parlato, mi sembra, di Il Vangelo Segreto di Tommaso, che l'hanno trovato questi... Sì, rotoli di Nakamadi. Segreto, sì, è di Hélène Pagès, mi sembra. Hélène Pagès. Sì, beh, comunque adesso, sai, di corso di rotoli, di vari rotoli trovati, sono ormai un argomento di pubblicazioni editoriali continue. Hélène Pagès, Il Vangelo Segreto di Marco, indagine sul libro più scandaloso del cristianesimo, delle origini, della Mondadori, anche questo. I detti segreti di Tommaso, una testimonianza della vita e della parola di Gesù, ingiustamente condannata all'oblio. Ecco, questo qua è di Hélène Pagès. Sì. Sarebbe, vediamo. Comunque il libro che hai detto è trattato di teologia della casa editrice, scusa? Quello di prima che ti ho detto? Sì. Della Fazzi. Ah, della Fazzi. Della Fazzi. Fazzi è una buona casa editrice, perché cavolo. Pubblica parecchio interessante. E della Pagès, Mondadori. Hélène Pagès è docente di Princeton University e tra i massimi storici viventi del cristianesimo, delle origini, e autrice di numerosi studi che sono valsi prestigiosi riconoscimenti, tra cui il National Book Award e il National Book Critics Circus Award. Sono stati tradotti in molte lingue, da Mondadori ha pubblicato i Vangeli Gnostici, Adamo, Eva e il Serpente nel 90, Satana e i suoi angeli. Perfetto. Grazie per le indicazioni biografiche. Ecco, questo qua, so ben arrivare, vale, sì, sì, speriamo, sì. Speriamo a giappare questo telefono. Sei riuscito proprio quasi in chiusura. Sono riuscito in chiusura, sono in macchina proprio in fretta, perché verso le 3:30. Speriamo arrivare questo. Perfetto. Va bene. Grazie Ivano. Ciao. D'altronde appunto con Ivano stavamo parlando qua del pericolo del monoteismo, ma purtroppo non posso più dargli la telefonata perché siamo ormai addirittura d'arrivo. Il monoteismo, ricordiamo sempre che violenza, distruzione, imposizione, sofferenza. Tutti noi abbiamo davanti in questi giorni le immagini di quello che è successo a New Orleans, in Louisiana. Bene, questo che è un dramma per milioni di persone è visto con allegria e contentezza sia dagli islamici sia dai cristiani. Come vedete, i monoteisti sono sempre contenti delle sofferenze degli altri. Leggo dal Corriere della Sera. New Orleans sarebbe stata scelta perché è la città del peccato. Su questo punto concordano anche i fondamentalisti cristiani. Feste pagane, cliniche abortiste, sesso, gioco e alcol sono tra le spiegazioni di Bill Shank, capo dell'associazione Nuova Alleanza, una chiesa fondamentalista cristiana della Louisiana, per la tragedia del tifone Caterina. Aperte virgolette, Dio, nella sua misericordia, ha sentenziato il reverendo Shank, ha voluto semplicemente fare pulizia di tutto ciò e ora possiamo ricominciare di nuovo. È tempo che i cristiani combattano il peccato se non vogliamo che Dio ci punisca di nuovo per la nostra debolezza. Chiuse i virgolette. Questo è un reverendo di una chiesa cristiana che fa queste affermazioni. Come vedete, loro prendono qualsiasi cosa che porta sofferenza e la attribuiscono giustamente a Dio, perché il Dio dei cristiani, il Dio di tutti i monoteisti, è sempre un Dio violento che porta sofferenza, violenza e imposizione. Ma quello che c'è da preoccuparsi è che, ispirati da una simile visione pericolosa, infelice, cattiva, malvagia, farebbero qualsiasi cosa. E quando dicono questi cristiani, con questa frase che è uguale per tutti quanti i monoteismi,
È tempo che i cristiani combattono il peccato se non vogliono che Dio ci punisca di nuovo per la nostra debolezza. Sono disposti a fare questo in tutte le maniere. Sono disposti a usare qualsiasi violenza, qualsiasi imposizione, qualsiasi cosa. E pensate che logicamente questi sono cristiani, non sono fondamentalisti di qualche religione monoteistica del Medio Oriente come l'Islam o l'ebraismo. Perciò la nuova inquisizione che anche i cristiani vogliono costruire, vogliono fare, sono pronti ad applicarla, sono pronti appunto a utilizzarla. Di fronte alla sofferenza di migliaia di persone, di fronte alla morte di, si parla già che il comune di New Orleans ha ordinato 25.000 sacchi per mettersi dentro i morti, questi cristiani sono contenti di questa sofferenza, sono contenti che siano morte le persone, perché? Perché erano dei peccatori. Benissimo, allora pensate che loro dicono, visto che Dio uccide le persone per non uccidere peccatori, anche i cristiani devono fare la stessa cosa, e di conseguenza i peccatori andranno uccisi, e allora si daranno da fare sicuramente per utilizzare i roghi, per utilizzare la nuova inquisizione. E allora io dico alle persone, se volete evitare questo, cercate di essere coscienti, cercate di combattere il monoteismo, cercate di salvare e difendere la vostra esistenza, e ricordatevi che ogni monoteismo, che sia islamico, cristiano, cattolico, ebreo, è sempre pericoloso per la vita. Ci sentiamo più tardi dalle 19 alle 20. Ciao a tutti.